contemporanei sono riusciti a uscire di 190 da donne. Grazie agli amici giornalisti per la presenza. Parleremo, come noto, della nuova giunta, regionale, anche un pochino del lavoro, anche se lo faremo in maniera molto succinta, naturalmente, che ci è rimasto, del lavoro che ci è rimasto da fare nei poco più di due anni che un po' di più di due anni che ci separano dalla conclusione che oggi con il decreto numero 5 che porta da 8 marzo 2014, una giunta che prevede la presenza femminile dell'avvocatessa, vedremo poi dopo vedere, che dell'avvocatessa Francesca Giulia De Pace, che è anche un'avvocatessa molto giovane, quindi coniuga due esigenze della nostra amministrazione, della nostra città e del nostro esecutivo. È nata il 10 aprile del 1981 e la sua presenza consente quindi anche alla rappresentanza femminile di dare contributo all'esecutivo della nostra giunta. Prima di venire al dettaglio delle deleghe, delle collaborazioni, anche come vedremo delle deleghe ai consiglieri, qualche obiettivo prioritario sul quale lavoreremo, volevo innanzitutto ringraziare coloro che hanno dato un importante contributo fino ad ora, quindi a partire dall'assessore Giuseppe Fracella, il quale ha rassegnato nella giornata di ieri le sue dimissioni dall'incarico di assessore del Comune. Esprimo il mio ringraziamento e il mio apprezzamento all'assessore Giuseppe Fracella per il contributo che ha dato e per come ha lavorato. È un assessore, una persona del quale conosciamo le qualità politiche, una grande esperienza politica coltivata negli anni, un'esperienza politica che ha saputo mettere con mestiere e con passione al servizio di uno dei settori più delicati della nostra dell'attività della pubblica amministrazione, peraltro il settore che in questo periodo risente maggiormente della crisi e delle difficoltà economiche del Paese. Ha saputo reggere molto bene anche l'assalto di tante richieste, di tante istanze che naturalmente vengono ai sindaci, agli assessori e ai comuni in momenti come questo, anche sulla base delle sue capacità e dell'esperienza che abbiamo indicato, e anche sulla base di una particolare sensibilità che gli ha consentito di muoversi con agio peculiare in questo settore. E non anche consentito di riallacciare il rapporto dell'istituzione comune con settori della nostra città che per la crisi del 2010 e per il lungo commissariamento si erano un po' allontanati dall'ente comune e dalle istituzioni. Con la figura, il lavoro che Giuseppe Fracella ha svolto in questi due anni è servito oltre che a fronteggiare una situazione di emergenza, a ricostruire l'azione dei piani di zona d'ambito, sia quelli relativi al triennio 2011-2012-2013, sul quale aveva già lavorato anche l'attuale vice sindaco Carlo Falangone, anche ad implementare e a mettere in moto il piano di zona 2014-2015-2016 che è in discussione al Consiglio Comunale, ma soprattutto a ricreare quel filo tra istituzioni e aree disagiate della comunità che si era spezzato e che abbiamo dovuto rimettere in piedi con il suo fondamentale contributo in questo periodo. Qui lo ringrazio non solo a nome mio, ma a nome di tutta l'amministrazione comunale per quello che ha dato. Naturalmente io spero di potermi avvalere nel presente e nel futuro, nelle forme che vedremo, se egli vorrà, della sua collaborazione. Voglio anche ricordare e ringraziare in questa sede, perché è la prima volta che con un decreto si rimodula la giunta, anche gli assessori Francesca Mucci e Vincenzo Renna, che pure hanno fatto parte del nostro esecutivo e che, come si vedrà, come sanno coloro che seguono le attività del Comune, hanno anche implementato
limitato alcune delle attività che sia nel settore degli spettacoli, nel settore delle produzioni cinematografiche, ovvero nel settore per esempio dell'energia, attività delle quali che in questo momento stanno venendo a frutto, quindi del lavoro dell'una e dell'altro abbiamo raccolto e stiamo anche raccogliendo in queste settimane frutti importanti. Quindi è doveroso anche, ecco, ricordare il loro contributo, perché poi quando si ottengono dei risultati il merito non è mai soltanto di uno solo, non è mai soltanto del sindaco, non è mai soltanto dei principali collaboratori. Quando un'amministrazione ottiene dei risultati importanti come quelli che noi riteniamo si possano, abbiamo ottenuto, si stiano per ottenere, vuol dire che c'è dietro un lavoro complesso di più persone, di qualità e anche di abbastanza competenti. Ora ci attendono 2 anni di lavoro molto duro, questo ce lo siamo detto, ho detto agli assessori con i quali sarà compiuto questo percorso. 2 anni di lavoro molto duro, 2 anni di lavoro nel quale ciascuno di noi dovrà lavorare il doppio di quanto ha lavorato fino ad ora, quindi dobbiamo raddoppiare il numero delle ore, il numero dell'impegno, il numero delle attività. Gli assessori ovviamente lo sanno, hanno accettato questo lavoro e questa impostazione. Dovrà aumentare il numero di ore che trascorreremo fuori dal comune, anche il numero delle ore che saranno trascorse negli uffici. Quindi ciascuno di noi avrà anche il cartellino marcatempo per segnalare, ecco, la presenza nei luoghi di lavoro. E ci siamo posti degli obiettivi, un po' per noi, ovviamente, un po' per noi come giunta, un po' per noi come amministrazione, ma anche degli obiettivi perché la città possa avere anche una cartina di verifica di quello che andiamo a fare, delle cose su cui lavoriamo, delle questioni su cui ci cimentiamo, degli obiettivi e dei risultati che vogliamo raggiungere. Io consegnerò una scheda, abbiamo predisposto una scheda che è a disposizione anche degli amici giornalisti, con gli obiettivi principali del prossimo biennio, che sono 15 obiettivi, sono quelli principali, perché naturalmente faremo anche tante altre cose che non sono qui, tanto per fare un esempio, non è che chiudiamo il capo comune, che pure non è inserito e che avrà le sue bellissime stagioni anche negli anni futuri. E ci sono 15 obiettivi, anzi sono 14, perché il 15° lo costruiremo nei prossimi mesi attraverso un'altra campagna di sconto che faremo nella città, che comincerà nelle prossime settimane, e che ci sarà, nelle quali in una campagna che ci vedrà, con la quale avremo una serie di incontri e appuntamenti con diversi settori della nostra comunità, al termine della quale fra 3-4 mesi aggiungeremo insieme il 15° obiettivo di questo biennio. Quindi un quadro, un elenco di 15 cose da fare, di cui 14 già individuate, e la 15ª che invece individueremo nelle prossime settimane in un confronto tra sindaco, assessori e consiglieri comunali con la città. Alcune delle cose sono già in corso, naturalmente, io le elenco, ecco, rapidamente, quindi uno, completamento, primo obiettivo, completamento e trasferimento dell'area mercatale. Secondo obiettivo, attuazione del piano delle coste e attuazione del piano del parco. Terzo obiettivo, attuazione del progetto di efficientamento energetico. Quarto obiettivo, uffici comunali in piazza Salandra. Quinto obiettivo, piscina comunale e ammodernamento del palazzetto di via Giannone. Sesto obiettivo, museo del mare e acquario marino di Santa Maria al Bagno. Settimo obiettivo, Politecnico della Moda all'ex mercato coperto di via Pelletieri. Ottavo obiettivo, nuovo piano del traffico. Nono obiettivo, restauro Corrione del Castello. Decimo obiettivo, restyling di piazza Sant'Antonio. Undicesimo obiettivo, almeno 10 km di piste ciclabili. Dodicesimo obiettivo, almeno 10 km di rifacimento manto stradale. Tredicesimo obiettivo, piantumazione di almeno 300 alberi nella città. Quattordicesimo obiettivo, riduzione
produzione e tariffa di rifiuti. Tutto questo ovviamente poi si aggiunge il lavoro di programmazione delle CUV accanto a quello delle pianificazioni che è partito e che partirà presto. Il 15° obiettivo, come detto, lo costruiremo insieme alla città e lo aggiungeremo fra 3-4 mesi a questo elenco. Quindi questa, diciamo, è l'agenda principale di lavoro da qui fino a fine mandato, alla quale ovviamente si aggiungeranno tante altre funzioni che come sapete e come è noto poi rappresentano l'attività di un ente importante come il nostro. Io proporrò anche che, oltre alle deleghe degli assessori delle quali dirò, vi sia anche un impegno particolare, perché è maturo il tempo, perché dobbiamo anche alzare il livello dell'impegno dell'amministrazione, soprattutto per una più efficiente azione finalizzata al raggiungimento dei risultati che ho detto. Quindi chiederò anche che una parte dei consiglieri comunali, almeno coloro che non hanno impegni particolari di uffici di presidenza, ovvero di presidenze di commissioni molto impegnative, possano anche accompagnare l'azione dell'amministrazione particolare con un impegno personale precipuo in determinati settori. E quindi chiederò al consigliere Salvatore Antonazzo di occuparsi in modo specifico di politiche della sicurezza, al consigliere comunale Rocco Lucci di occuparsi di politiche per la promozione della salute, quindi politiche sanitarie, al consigliere comunale Daniele Parisi di occuparsi di politiche giovanili, al consigliere comunale Antonio Cavallo di proseguire il suo impegno con AIR Gemellaggi, alla consigliera Mariella Vetrani di dare un contributo particolare nell'associazionismo e nel volontariato, alla consigliere Andrea Frassanico di seguire la difficile e delicata partita degli uffici giudiziari, di cui come è noto si sta parlando molto in questi giorni, al consigliere Sergio Vaglio di occuparsi dell'arredo e della manutenzione urbana del decoro in particolare, quindi arredo e decoro urbano, e al consigliere Daniele Picciore di svolgere un ruolo delicato in tutte quelle che sono le politiche della mobilità, piano del traffico, piano dei parcheggi e piano dei veloci. Queste sono delle richieste. In conclusione, il decreto, ho già detto dell'ingresso in giunta dell'avvocatessa Francesca Giulia De Pace, che per un impedimento di famiglia, non personale ma di famiglia, non può essere qui e ci raggiungerà soltanto più tardi. E abbiamo anche un nuovo assessore che avete già riconosciuto, accanto ai due nuovi ingressi contemperano la necessità di mantenere comunque alto il fronte dell'esperienza amministrativa e dall'altra quella di con coraggio investire sui giovani e sulle donne in questa città, perché se si investe sui giovani e sulle donne si fa un affare e non ci si perde. Veniamo al decreto con le deleghe, il Carlo Falangone e l'assessore con deleghe al vice sindaco, con deleghe politiche sociali, politiche per la famiglia, emergenza abitativa, istruzione e musei. Dottor Giuseppe Tarantino alle deleghe cambia l'impegno per il dottore Tarantino, va alle politiche del lavoro, commercio, industria, agricoltura, artigianato, mercati e sportello unico per le imprese. L'avvocato Maurizio Leuzzi si occuperà di PUC, del piano urbanistico generale, con deleghe particolari per rigenerazione e riqualificazione dell'edificato, condono edilizio, lotta all'abusivismo edilizio e turismo. L'ingegnere Antonio Filograna, politiche dei lavori pubblici e interventi di edilizia scolastica, sui quali il settore dei lavori pubblici dovrà molto lavorare nei prossimi mesi. L'assessore Flavio Maglio è confermato alle politiche per l'ambiente, parchi, aree marine, qualità dell'aria, igiene urbana, politiche dello sport e poi coordinamento dei fondi europei. L'assessore Giancarlo Marinacci mi coadiuverà nelle politiche degli affari
affari generali, nei servizi demografici e statistici, nella toponomastica e nella sfera dell'innovazione tecnologica delle reti informative, che è un altro settore sul quale ci sarà molto da lavorare nei prossimi mesi. L'avvocatessa Francesca Giulia De Pace è il nuovo assessore a deleghe particolarmente impegnative, ma con molta fiducia nelle capacità della giovane collega. Bilancio e programmazione, controllo di gestione, tributi comunali, patrimonio non abitativo e politiche delle pari opportunità. Naturalmente abbiamo l'obiettivo di ripagare, e qui concludo questa non lunga introduzione, la fiducia di coloro che hanno creduto in noi. Abbiamo l'obiettivo, perché sappiamo che avendo questo obiettivo facciamo gli interessi della città, di deludere quei vecchi politici che invece hanno scommesso sul declino della città per proprie ambizioni personali. Qualcuno ha visto il film di Paolo Virzì, Capitale Umano. A un certo punto c'è una delle scene più riuscite, dove alcune persone confessano, si confidano fra loro di aver scommesso sul declino del paese, sul declino dell'Italia, che a volte scommettere sul declino della propria comunità può sembrare, se presa da una particolare visione egoistica, gretta, personale, può sembrare una scommessa da farsi. Noi dobbiamo deludere, dobbiamo ripagare coloro che hanno fiducia in noi e dobbiamo deludere e sperare che rimangano delusi invece quei vecchi politici che ci hanno scommesso o che stanno scommettendo sul declino di questa città, ovviamente per ambizioni personali. Con questo spirito vi ringrazio, se ci sono domande ovviamente siamo a disposizione. Grazie di cuore sempre a tutti i giornalisti per l'impegno, per la costanza con la quale seguite il nostro lavoro.